Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi vi facciamo vedere normalmente quando viaggiamo cosa teniamo nei nostri zaini foto. Andiamo a vedere. Allora, iniziamo con il mio Tamrac Evolution 8. In questo zaino potete già trovare la recensione in descrizione. Fuori ho agganciato il mio nuovo Rolley Compact Travel, di cui pure questo qui potete trovare la recensione, con questo comodo aggancio. Poi ho sempre la custodia impermeabile per la Reflex, perché quando si va in giro in montagna, specialmente in estate, il tempo cambia di continuo. Qua sopra cos'ho? Ho la nostra fidata GoPro col case che vi abbiamo già mostrato per poter agganciare il microfono con i cavetti che adesso però è montato sulla Canon e non posso farvelo vedere, col cavetto per collegarlo qua. Merendine che non si sa mai, telecomando remoto con intervallometro per timelapse o foto lunghe esposizioni e il cavalletto snodato della Zecti di cui abbiamo fatto la recensione. Su che è molto comodo per la GoPro, per usarlo come bastone, è sempre nello zaino. Pile di scorta per il telecomando, cavetto 12 volt per poter ricaricare la Reflex anche in macchina, i tappi degli obiettivi, la penna per poter pulire la lente e un panno per la lente, sempre comodi in borsa, che non si sa mai cosa succede. Qui di lato c'è il rain cover che mi protegge lo zaino in caso di pioggia. Da quest'altro lato ho invece batterie di scorta per la Canon, batterie di scorta per la GoPro e una scheda di memoria aggiuntiva. Qui c'è l'alloggiamento per la Reflex, che attualmente sta filmando, quindi non c'è. Di qua ho i miei fidi obiettivi, il wide angle e il 70-200. Qui ci sono altre taschine che per ora non sto usando. Qui c'è una bottiglietta d'acqua, sempre comoda. E infine, nella parte qua, il caricatore per la Canon per poterci attaccare appunto il 12 volt che mi avevo fatto vedere. Inoltre ha la possibilità pure di attaccarci un power bank con l'ingresso, quindi possiamo ricaricare la Canon tramite power bank o dalla macchina posso ricaricare contemporaneamente anche il cellulare. Questa è la patona ed è veramente veramente comodo. Inoltre ho dietro il polarizzatore e il filtro ND. Questa qui è più o meno l'attrezzatura che mi porto dietro durante i viaggi. Si potrebbe togliere qualcosa per risparmiare peso, ma poi ho sempre paura che mi manca quello di cui ho bisogno quando ne ho bisogno. Quindi cerco di portare dietro tutto. Lo zaino comunque è molto comodo, ha degli spallacci ben imbottiti che stancano poco la schiena e ha un attacco per il cavalletto veramente comodo. Questa configurazione qua mi ha accompagnato in quasi tutti i miei viaggi. Poi dentro c'è il 50 mm con cui stiamo filmando, il microfono appunto, e in condizioni in cui serve c'è anche l'illuminatore a LED, che attualmente non ho perché comunque non serve in questo viaggio.